siamo a Via Nicotera, abbiamo ricevuto una segnalazione, Rottv Italia è sul posto, possiamo vedere che la situazione dei rifiuti è tutto sommato contenuta, tranne che per i soliti rifiuti, come dire, non convenzionali, che sono come sempre riposti per la strada, la bella e meglio. Andiamo a sentire le opinioni dei residenti e cerchiamo di capirne qualcosa in più. Qua la spazzatura la vengono a ritirare tutti i giorni, sia la mattina che la sera, però ci sono dei... è il popolo che non va bene, perché la butta tutta a tutte le ore la spazzatura. Allora sì, la roba è ingombrante, sì, la spazzatura, sì, l'umida, sì, la plastica, buttano tutto a tutte le ore. Diciamo che poi alla fine non è neanche la spazzatura in se stessa, cioè sono le persone che sono incivili a buttarla a tutte le ore del giorno. E poi, come si può vedere dai bidoni, che scendono sempre in direzione delle abitazioni e dei locali commerciali. Come potete vedere, oltre ai rifiuti ordinari, vi sono anche i cosiddetti rifiuti ingombranti abbandonati per strada. Ci spostiamo a Via Egiziaca, c'è stata un'emergenza rifiuti in questi giorni? Sì, c'è stato. Non so che disagi avete avuto, anche mi riferisco alla semplice deambulazione per la strada, quali sono i problemi che avete avuto? I problemi quando passano i turisti che ci guardano è per noi che è molto controproducente. Siamo alla frutta proprio un qualcosa di spaventoso, non vengono a ritirare né i cartoni né la spazzatura, niente di niente. Stamattina dopo abbiamo avuto il piacere di rivedere i netturbini dopo 10 giorni. Mi lascio immaginare, guardi, questi sono i cartoni, ogni qualvolta dobbiamo telefonare giù al circo per cercare di farli venire a prendere, perché la SIA nemmeno li viene a ritirare. Ci avevano detto che in realtà era migliorata la situazione, che venivano a ritirare la spazzatura, se non tutti i giorni, almeno un giorno sì e un giorno no. Ma non è vero proprio, perché tanto è vero che amo Dio, la settimana scorsa ho avuto una multa perché c'erano 3 carrelli fuori e impedivano la circolazione dei passanti sul marciapiede. È avuto una bella multa per occupazione di suolo. Quando ci sono i cartoni per la strada non vengono mai a ritirare, perché dicono che i cammi non ci sono rotti e sono montagne e montagne di cartoni in mezzo alla strada. Siamo proprio rovinatissimi, 3-4 giorni siamo stati proprio rovinati con la spazzatura. Da piazzetta Demetrio Salazar, il problema persiste, i rifiuti ci sono, da quanto tempo non vengono a ritirarli? Sì, purtroppo è parecchio tempo che non ritirano, diciamo, adesso ce ne stiamo anche cavando, è poco. Di solito c'è anche di più. Ah, di meno rispetto agli scorsi giorni? Infatti mi sto meravigliando che è poco, a parte che le scale puzzano di pipì, è una cosa indecente. Siamo stati a Via Nicotera, a Via Egiziaca, adesso a Piazzetta Salazar. Come potete vedere alle mie spalle, la situazione non è delle peggiori che abbiamo visto purtroppo qui a Napoli, ma è invivibile per la maggior parte degli abitanti della zona, i quali continuano a far sentire la propria voce e il loro disagio.